Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 9, episodio 95. Il link in descrizione sulle due bloggate di cui parleremo rapidamente in questo podcast li trovate come al solito nella descrizione del file di YouTube. Tutte e due le bloggate sono relative al blog Paleocontatto Alieno. La prima relativa a Words of If del 1962, che pubblicò in copertina una flottiglia di dischi volanti diretti verso Marte. Sì, in copertina di If Words of Science Fiction del settembre 1962 troneggiava in prima pagina una flottiglia di 3 dischi volanti che viaggiavano nello spazio in colonna, e 3 astronavi terrestri salpati dalla Terra erano dirette verso il pianeta rosso, quindi probabilmente Marte. Tutti e 3 gli oggetti disegnati sulla rivista di fantascienza hanno una forma discoidale e tutti i mezzi emettono una luce giallo-aranciata. Non sarebbero, ecco, mezzi alieni nella volontà dell'illustratore, ma intanto il disegnatore fu quello che ebbe praticamente a inserire la suggestione di 3 dischi volanti aranciati, giallo aranciati, diretti verso Marte, e questo è di per sé una suggestione molto interessante. Tutto il resto delle informazioni, se siete interessati, le potete trovare linkate in descrizione di questo file, dove vi catapulterà appunto il link alla relativa bloggata. Seconda parte sempre di questo podcast molto rapido è di tipo paleofologico. Un altro articolo sul blog Paleocontatto Alieno titolato Le luci di Lubbock giunsero su Galaxy Science Fiction nell'aprile 1951. Ecco, l'avvistamento UFO delle luci di Lubbock, alias Lubbock Lights, fu composto da una formazione di luci sconosciute che sorvolarono la città di Lubbock nel Texas. L'evento si manifestò più volte, da agosto al settembre del 1951, causando un avvistamento UFO di massa con tantissimi testimoni, e il caso ebbe poi una larga pubblicità a livello nazionale. Ora, è insolito notare che in copertina di Galaxy Science Fiction nell'aprile 1951 svettò un disegno creato dall'illustratore John Bunch, il quale appunto raffigurò una criptica immagine a supporto del racconto Inside Earth di Paul Anderson. Nonostante l'immagine sia a colori, ecco, non è affatto chiaro ed univoco definire 1. Se gli oggetti ellissoidi bianchi possono rappresentare megalampade immaginarie di un'enorme caverna sotterranea, oppure se anche queste luci grandi bianche, oggetti bianchi, sono anche interpretabili come UFO in movimento, in formazione, che appunto volavano in formazione di notte sopra una città illuminandola. Ecco, la lettura ufologica della copertina, come potete vedere al video della rivista Galaxy Science Fiction dell'aprile 1951, anticiperebbe di almeno 3 mesi quello che poi accadde in Texas a Lubbock, dato che la suggestione grafica di copertina ricorda in modo altamente coerente quanto accaduto in Texas da agosto a settembre del 1951. È indubbiamente una raffigurazione molto criptica. La copertina di Galaxy Science Fiction dell'aprile del 1951, dato che per motivi editoriali sarebbe stata impaginata almeno 3 mesi prima della sua pubblicazione, ossia grosso modo circa in gennaio del 1951, retrodatando e prevedendo quindi l'avvistamento dell'UFO di Lubbock di almeno 7 mesi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!